Salve a tutti ragazzi, qui è Vrat che vi parla. Oggi, come vedete, sono finalmente tornato con un nuovo video. Siamo su Infinite Warfare. Quello che vedete non è una partita ovviamente live perché le mie manine sono qua. Quindi non è in live. Perché non è in live? Perché questa è una partita che ho fatto di prova. È stata proprio la prima partita in cui ho provato la sfida di lama per vincere lo SCAF. Ed è pure andata bene, nel senso che ho fatto 44 kill. Tuttavia però ho fatto una partita molto migliore che non caricherò per ora. Aspetto qualche giorno a caricarla perché ho altri video da fare. Tipo, visto che oggi, già quando sto registrando questo video, è lunedì e stasera esce questo video che state vedendo ora. In pratica, domani volevo caricare un beta montage, visto che la beta finisce, se non sbaglio, oggi. E quindi volevo fare un beta montage che, vabbè, le clip non sono niente di che, ne ho una decina circa. Alcune le voglio vedere se riscrittare anche qualcosa di nuovo oggi, però alcune non mi piacciono molto, vedrò cosa fare. Però devo star lì ad editarlo tutto, devo fare questo video, quindi c'ho un sacco di cose da fare. E in più poi caricherò fra qualche giorno, non so bene quando, caricherò anche l'altra partita, che è quella dove sono andato molto meglio, e con cui penso di avere buone probabilità di vincere, perché ho notato che ci sono due gameplay molto buoni, che sono uno di Mac, pure che conosco, che saluto anche, e l'altro di un altro ragazzo che non so chi sia, che ha fatto 53 kill, Mac invece ne ha fatte 55, però ho superato entrambi, quindi visto che secondo me il mio punteggio era molto difficile da superare, penso di potercela fare a vincere, ma quello ne parleremo nel video in cui farò proprio quella partita. Oggi volevo parlare di altro, cioè, vabbè, oltre che un mese e passa, sì, è un mese e passa che non carico, mi sa. Quindi mi scuso perché avevo promesso che avrei continuato a caricare, però ho avuto per 2 settimane ho avuto un sacco di impegni, non sono riuscito proprio neanche quasi neanche a giocare. Quindi ragazzi, per quelle 2 settimane è stato così. Poi per altre 2 settimane, una settimana è stata quella della beta di EV e poi ho giocato un po' BO3 così tra una settimana e l'altra di beta. Quindi vabbè. E poi vabbè, c'è stato anche il Games Week, c'è stato un sacco di roba. Io davvero ho avuto zero tempo e volevo fare un video insieme a Jumbo prima del Games Week, che è un video che faremo, perché lo dobbiamo fare questo video, da un anno lo dobbiamo fare. Ecco, e questo video volevamo farlo, ma per un impegno e per l'altro alla fine non siamo riusciti più a registrarlo e quindi vaffanculo. La vita è bruttissima come al solito, ragazzi, e quindi è così. Però, anche se la vita è brutta, ogni tanto ci sono delle sorprese che mi hanno fatto molto piacere, però questo si ricollegherà al video che farà Jumbo, penso anche lui stasera, perché ci eravamo più o meno messi d'accordo di registrare un video sullo stesso argomento, però lui ne parlerà più nel dettaglio, io invece molto più generale, e il video riguarda questa cazzo di maglia, che come potete vedere, aspettate, avvicino un po', mi è un po' grandina la maglia, però è la maglia Unlucky, ovviamente quello rappresentato sono io. E questo è un ombrellino che, per chi sapesse, è l'ombrello simbolo dell'ultimo album. Aspetta, sto parlando un po' lontano dal microfono. Ecco, questo è il simbolo dell'ultimo album dei Bring Me the Horizon che ascolto, che sono andato pure a vedere, come voi penso sappiate se mi seguite da un po'. E poi qua sotto c'è un bel cappio, giustamente, e con la firma del cucciolo. Ecco, quindi vabbè, c'è il bel cappiottino, però è una maglia molto molto assurda. Aspettate che rimetto la webcam. Ok, aiuto, vabbè, lasciamo perdere. La maglia è assurda, tipo io non me l'aspettavo, cioè è stata una cosa assurda, però questo lo lascio parlare Jumbo perché lui ha organizzato questa cosa. Comunque voglio ringraziare sia Jumbo che Dax che hanno fatto questa cosa, e non dico nient'altro, basta, la smetto. Ora parliamo invece del Games Week. Il Games Week è stata un'esperienza assurda, finalmente quest'anno sono riuscito a conoscere alcune persone che non avevo mai visto, cioè. Prima di tutto Rappi e Flair, soprattutto Rappi, che sono non so quanti cazzo di anni che lo conosco. Flair lo conosco da relativamente poco, ma siamo diventati molto amici, quindi mi ha fatto molto piacere stare anche con lui, comunque perché siamo stati anche in hotel insieme. Eravamo in 7 in hotel, in pratica eravamo io, Jumbo, Dax e Monorit, come al solito Monorit, c'è sempre, anche se sparisce lui a metà fiera tutte le volte. Quest'anno è sparito sia all'inizio che a metà che dopo, tipo è sparito sempre, però c'è stato anche lui. Poi c'era Rapi, Flair e Sisma, ovviamente, che era in un'altra stanza divisa. Poi ci doveva essere anche Manku, però tipo non l'abbiamo visto in hotel perché è stato via pure lui, peggio di Monorit. Quindi vabbè, però vabbè, sti cazzi. Comunque è stata un'esperienza assurda anche il Games Week di quest'anno. Però oggi volevo raccontarvi di un episodio un po' in particolare che riguarda proprio l'ultimo giorno del Games Week. Infatti,
durante l'ultima giornata del Games Week noi, vabbè, eravamo un po' comunque tristi perché, vabbè, alla fine dovevamo salutarci, persone che vedi magari una volta o due massimo o tre all'anno, comunque in pochissime occasioni, ovviamente salutarsi è sempre abbastanza brutto, no? Era verso le 5 del pomeriggio, io dovevo andare a prendere la metro, poi andare in treno, poi andare in pullman, quindi dovevo far combaciare tutti gli orari e quindi siamo partiti abbastanza presto. Eravamo io, Dax e Sisma a tornare indietro a quell'orario. E mentre io volevo assolutamente anche solo salutare Velox, che comunque ho conosciuto, salutare Lama, che avevo già visto comunque il giorno prima, ma comunque un saluto ci stava, e salutare anche Ron, che non avevo visto, ma che mi fa sempre piacere passare a salutarlo comunque per un saluto e basta, tranquillo proprio. E il problema stava che non li avevo proprio visti in fiera, cioè Lama l'avevo visto, ma Velox e Ron li avevo proprio incrociati, ma proprio per niente, no? E quindi cosa ho fatto? Sono andato verso lo stand di Melagodo, per chi sa come è fatto il Games Week, sapete che lo stand di Melagodo c'è tutto il cazzo di stand con le transenne, tutte le barrierine, no? Ecco, e tutta la gente all'esterno. Quindi era tipo un bel problema se Ron non fosse stato fuori incontrarlo. Però è successo qualcos'altro. Mentre mi avvicinavo ad andare allo stand, ho incontrato un'altra persona. Ho incontrato Klaus, che conosco, che saluto e che ringrazio, perché ha fatto un gesto davvero incredibile. Perché comunque, vabbè, con Klaus ci siamo visti il primo giorno e l'ultimo giorno, cioè proprio all'arrivo e all'uscita. Quindi è stato assurdo, perché in pratica all'arrivo ci siamo salutati tutti, si ricordava tutto di noi, perché comunque lui è abbastanza amico di Monorit. L'anno scorso abbiamo parlato parecchio, comunque è stato parecchio con noi. È una persona molto buona e simpatica e gentile, è davvero un ragazzo d'oro, non lo so come definirlo, però è davvero, mi ha preso davvero a cuore questa persona, anche per quello che ha fatto l'ultimo giorno, che io non mi aspettavo che una persona facesse, soprattutto nei miei confronti, nel senso, in pratica sono arrivato lì per salutarlo, perché comunque gli ho detto, dai, ci vediamo l'anno prossimo, comunque mi ha fatto piacere vederti ancora, e gli ho chiesto, ma sai dove sono Velox, Lama e Ron? E lui mi fa, guarda, sinceramente non so dove loro siano, però, ti do il mio pass e entra, me la godo, che sono lì dentro probabilmente. Lì tipo gli ho detto, no, non farla sta cosa, non farlo, non posso prenderlo davvero. Mi fa, no, no, davvero, prendilo, sono tuo fan. Boh, distrutto, no, proprio morto, così. E quindi sono rimasto malissimo e sono partito ringraziando tutto, l'avrei limonato, Dio Can. Ecco, e sono partito, sono andato allo stand di Mela. Col pass, gli ho sventolato il pass in faccia. Aspetta, faccio la scena proprio. Perché anch'io quest'anno anch'io avevo this fucking pass. Ecco, cioè, guardate che roba, che stile. Ecco, ti sono andato là davanti allo stand di Melagod, dal buttafuori, e faccio, yo zio, c'ho il pass, figlio di puttana, fammi passare, figa, sei spostato. Mentre entravo, tipo un paio di persone mi hanno salutato da fuori, fa, Vrat, ciao, salutaci, così, che mi sono girato, salutato a caso. Entro dentro, tranquillo. Entro, mi si presenta una scena abbastanza inquietante, con il gabbone nazionale che stava swapando, si dice, ecco, un termine che non sopporto, però lo dirò questa volta, la partita sta finendo, andrò comunque avanti a parlare, non so, metterò di sottofondo delle kill di Equalizer, mi sa, che sarebbe la mitraglietta doppia, vabbè, comunque sti cazzi, ecco. Entro dentro, mi sono trovato questa scena di, tipo, in questo buco, che è grande come la mia stanza, tipo, no, forse un pelino di più della mia stanza, ecco. Questo stand, mi sono trovato dentro tipo 30 persone, che cazzo era? C'era gente ovunque, fumo ovunque, c'era la coltre proprio, a mezza altezza, coltre assurda. Alcuni sdraiati sui divanetti, gli stalloni sdraiati sui divanetti, che mi guardavano malissimo, anche se vabbè, con Chakra non ho mai avuto nessun problema, infatti non mi cagava di striscio lui. E il problema è che non vedevo né Ron, né Velox, né Lama, e ho detto, porca puttana, dove cazzo li vado a prendere? Cerco un attimo in giro, non li vedevo. Cosa faccio? Vado là davanti a Zano e gli faccio, sai dove sono Ron, Velox e Lama? E lui mi fa, no, così proprio no, con la faccia incazzata. Cioè non so perché dovrebbe essere incazzato con me, posso capire perché è incazzato con altri, però con me che non gli ho mai fatto niente, non ne ho mai parlato, vabbè. E mentre mi giro per andarmene fuori dal cazzo, andare a cercare da un'altra parte, chi mi trovo alla mia destra? Il Giastone, Giastron, che mi saluta, abbiamo parlato un attimo, un paio di minutini. E mi ha fatto molto piacere, perché comunque lo vedo davvero pochissime volte all'anno comunque, e tutte quelle volte che lo vedo abbiamo sempre quel minutino per parlarci, perché io comunque non voglio trattenere, non voglio dar fastidio, e anche se lui magari ha piacere a parlare con me, a parlare di qualcosa, perché comunque condividiamo una passione che abbiamo da parecchio tempo,
Anche se lui magari ha voglia, io cerco di togliermi dai coglioni perché non voglio proprio dargli fastidio. E stavolta l'ho visto che era lì tipo morto, però ho visto che ha avuto piacere a salutarmi. E quindi vabbè, mi ha fatto molto piacere. Poi ho fatto la foto con Esmeralda Morichelli, cosa molto molto importante. Altre cose, ho visto Zoda che non vedevo da 2 anni. Cazzo, è stato bellissimo anche vederlo lui, anche se tipo ci siamo guardati, è parecchio tempo che non ci vedevamo, no? Io vabbè, ovviamente lo riconosco perché vedo comunque sui social che posto. Io non posto mai un cazzo sui social, quindi lui non vede io come cazzo sono fatto. E il problema stava che non mi riconosceva con la barba, con capelli cambiati e tutto. Quindi tipo mi ha guardato male e faccio: ma te non ti ricordi di me? E lui mi fa: no, ti giuro, non mi ricordo. E mi fa, e gli faccio: guarda, sono Vrat. O mi fa: cosa? Cioè, la barba, con la barba non ti riconoscevo. E quindi è stato un attimo di confusione in quel momento. Però poi vabbè, abbiamo parlato anche di fuori, abbiamo parlato un attimo. Mi ha fatto molto piacere incontrare anche lui, è sempre un'esperienza fantastica al Games Week. Poi ho avuto modo pure di incontrare Power, che non avevo mai visto, con cui siamo stati a parlare. E mi ha fatto molto piacere anche parlare con Power, perché comunque uno del gruppo, perché comunque abbiamo registrato poco insieme, ma comunque ci siamo sentiti molto in privato e è stato bellissimo. Ma la cosa assurda che voi dite: Power non mi ha riconosciuto nemmeno lui, ma ha scambiato per uno di Code Italia, che spero non fosse Bazzucchi. Vaffanculo Bazzucchi. No, Bazzucchi, ti voglio bene. Ho fatto la foto pure con Bazzucchi, per chi sapesse cosa è successo in pagina. Però lasciamo perdere, tantissime cose sono successe in questo cazzo di Games Week. Mi ha fatto un sacco di piacere vedervi. L'anno prossimo ci sarò ancora, probabilmente sì. Non so se mi daranno questo pass. Io spero di averlo ancora, dipende se farò ancora video. E ultima cosa, il Tage è in edit. Finalmente è in edit da oggi, da ieri, non so bene da quando, ma è in edit. Quindi aspettatevelo prima di Infinite Warfare, si spera. Speriamo, Buck, ce la faremo. Speriamo che comunque il Tage riesca ad uscire prima di Infinite Warfare. Vorrei anche farci un trailer, al massimo quello chiedo a qualche editor, magari con qualche aiutino dei miei contattini, che magari me lo fanno più volentieri. E niente, non ho nient'altro da dire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scusatemi se non era in live, scusatemi se ho parlato tipo 13 minuti filati senza neanche una mezza pausa, ma avevo un sacco di cose da dirvi e tantissime cose non ve l'ho detto, ve l'ho dette. È stato un casino, però ho dimenticato tantissima roba. E ci becchiamo al prossimo video, che non so quando sarà, cioè domani, perché l'ho già detto prima quando sarà il beta montage, quindi domani con un nuovo video. Ma ci beccheremo in seguito con la partita per Lama, che sarà davvero assurda, perché ha pure una clip. Quindi un salutone, alla prossima, addio, ciao!